Ciao a tutti, sono Marco Vigilini. Oggi voglio farvi vedere alcune caratteristiche di Minecraft che forse non sono tanto conosciute. Vediamo, innanzitutto siamo in clima natalizio e datemi, diciamo, il tempo di costruire qualcosa di interessante. Vediamo se riesco in poco tempo a creare qualcosa di simpatico. Ecco fatto il nostro bel Babbo Natale in sottoforma di pixel art. Vi lancio a questo punto una sfida. Proviamo a costruire lo stesso soggetto utilizzando la programmazione. Sappiamo che con Minecraft Education Edition possiamo comandare il nostro robottino attraverso la programmazione. Questa è un parte del codice che ho scritto e vediamo i risultati di questa di questo codice scritto. Agent PA è il programma che ho scritto. Vediamo cosa fa il nostro robottino. Ok, sta ricostruendo parte del nostro Babbo Natale. Ok? Ma non è questa la sfida che volevo lanciarvi. La sfida che volevo lanciarvi riguarda invece il contesto tipico di Minecraft. Minecraft è un ambiente tridimensionale, e allora perché per esempio non proviamo a dare una certa struttura tridimensionale al nostro caro Babbo Natale? Guardate la differenza. Aggiungendo dei blocchi, diciamo opportunamente, così per esempio facciamo un buco qua e poi così, così, e poi possiamo provare a mettergli un piccolo naso. Ok, abbiamo cominciato a dare una certa profondità al nostro Babbo Natale. Qual è la sfida che volevo lanciarvi? Non vi faccio vedere il codice perché è complesso, però invece di utilizzare il nostro agent, ok, con tutti questi comandi, io ho utilizzato questa funzionalità, la funzionalità del costruttore. Ok, c'è qualcuno che ci costruisce per noi, opportunamente programmato, il nostro, questo è il codice che ho scritto, ve lo faccio vedere, il nostro Babbo Natale che ho in mente. Ok, tutto questo è il codice scritto. È lungo, ma è veramente semplice. Faccio vedere il risultato. La funzione si chiama Santa Claus 3D. Me la costruirà 5 blocchi davanti a me. Ed ecco il risultato. Distinto per funzionalità, quindi corpo, barba, viso, capelli a destra, a sinistra, la parte di dietro, cappello, braccio destro e braccio sinistro. Ok? Abbiamo ricostruito un Babbo Natale tridimensionale sfruttando tutte le potenzialità dell'ambiente virtuale tridimensionale di Minecraft, nuovamente utilizzando la programmazione. Voglio lanciarvi un'altra sfida, l'ultima per oggi, che è questa qui. Allora, mi do un blocco molto particolare, structure block, è questo qui, lo prendo in mano, tasto destro, lo posiziono a terra e incomincio a
dimensionare la struttura che voglio inglobare. Allora, vediamo un'altezza su per giù del mio Babbo Natale, sicuramente circa 20, proviamo a mettere 10. Ok, non l'ho preso completamente. Proviamo a dargli 18. Perfetto, mi sembra di averlo preso per bene. Prendiamo un po' di base. Ok, non mi va di prendere questo blocco ed esportarlo, quindi mi sposto un po' a destra. Perfetto. Ecco fatto che io posso facilmente nominare Santa Claus 3D. Esportare il mio personaggio facilmente. E poi con l'applicazione 3D Builder, non baby, 3D Builder, posso andare a caricare un oggetto, asterisco 3D, Santa Claus 3D, ecco facilmente il nostro Babbo Natale importato in uno strumento di modellazione tridimensionale e guardate qui. Pronto per essere dato in pasto ad una stampante tridimensionale. Con questo è tutto. E non mi resta altro che allora, visto il tema natalizio, di augurare a tutti buone feste e al prossimo video. Ciao a tutti!